Dopo aver sempre iniziato le partite con il suo marchio di fabbrica, ovvero il 3-4-3, il tecnico del Pescara Gaetano Auteri domani al cospetto della capolista reggiana nel big match della settima giornata, in programma allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia con inizio fissato per le 17:30, potrebbe far scendere in campo la sua squadra con un modulo diverso e comunque con la difesa a 4. Il trainer pescarese dovrebbe optare per un 4-2-3-1 o per il 4-3-3 con cui aveva spesso giocato in questa stagione nei secondi tempi. Il cambio di modulo ovviamente porterebbe allo schieramento di due non più tre difensori centrali con un centrocampista in più. Nella zona nevralgica del campo, dopo il buon impatto nel match di martedì scorso a Gubbio, dovrebbe essere riconfermato Diambò verso il debutto così da titolare al fianco di Rizzo con Ledian Memushai che verrebbe spostato in posizione più avanzata. Auteri ha provato in settimana la difesa a 4 e questo lascia presupporre che potrebbe decidere di far giocare la sua squadra con uno schieramento più equilibrato. Tornerà a disposizione in difesa Ingrosso, mentre è in dubbio Mirko Drudi a causa di un affaticamento muscolare. Il suo eventuale impiego verrà deciso proprio alla vigilia della gara. In attacco sicuro del posto Clemenza, con il reparto avanzato che sarà completato da Dursi e uno tra De Marchi e Ferrari. Dopo qualche pareggio di troppo che ha fatto scivolare la squadra al terzo posto, dietro proprio agli emiliani e all'Ancona Matelica, il Pescara punta a tornare alla vittoria che in casa manca in campionato da oltre un mese. Intanto dopo la positività al Covid-19 riscontrata al difensore Veroli e i tamponi negativi di ieri per il gruppo squadra, domani mattina è previsto l'ultimo ciclo di tamponi.